Buongiorno cari amici e bentrovati al nostro consueto appuntamento di metà settimana del mercoledì con il professor Francesco Lamendola. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Riprendiamo il nostro filo di ragionamenti, riflessioni filosofiche, sempre partendo da quelli che sono i vostri spunti, le riflessioni, le domande, le richieste di approfondimento. E credete, sono davvero veramente veramente tanti. Quindi il lavoro che Francesco sta facendo è un lavoro enorme, ma sempre più apprezzato, sempre più apprezzato. E quindi vi ringraziamo per questa fedeltà, per questo affetto che ci dimostrate, e sono veramente, purtroppo si conta sulle quelle uno o due sciocchezzuoli, diciamo, chiamiamoli così, che si mettono lì ad offendere, sono veramente una piccola goccia di male, invece nel grande mare di bene e di gratitudine che voi state dimostrando per questo nostro impegno faticoso, ma che continuiamo a portare avanti perché riteniamo estremamente utile. Quindi grazie ancora Francesco, grazie a voi che ci ascoltate e buon ascolto a tutti. Prego Francesco. Sì, grazie, un altro grazie esplicito a Corrado Ruini, che anche lui, col suo impegno, con la sua buona volontà, col tempo che dedica, rende possibile la realizzazione di questi video. Allora, oggi avevo pensato, anche a vostra richiesta, cari amici, di entrare nel vivo, di cominciare a dedicare, poi vediamo come va, come si mettono le cose, no? Un po' ci piace improvvisare. A San Tommaso d'Aquino, entrare nello specifico della sua filosofia, della sua teologia. E ciò mi sembra tanto più necessario perché, dice Gesù, la verità vi farà liberi. E non siamo liberi in questo momento, certo che no. Stamattina ho letto su un sito l'esperienza del caro Maurizio Blondet, no? Ricoverato in pronto soccorso per un problema cardiaco, lui soffre di cuore, subito tamponato, subito risultato positivo, subito messo in isolamento. In teoria avrebbe dovuto restare in isolamento, non ho capito se 8 o 10 giorni. In isolamento vuol dire non poter neanche uscire dalla stanza. Quindi immaginatevi, no, una persona anziana, adesso non parlo di lui, una persona anziana debilitata, no, che per 10 anni si vede chiusa in camera, messa a letto, in certi ospedali senza nemmeno il bagno, poter usufruire del bagno, no? Cioè gli mettono i pannoloni e se la deve fare addosso, quindi debilitazione anche psicologica, non vedere nessuno per 10 giorni, gli infermieri, i medici che entrano con lo scafandro, quindi nessuna possibilità di contatto con l'esterno anche minima. Scusate, cari amici, ma un ottantenne, no? Già debilitato un po' fisicamente o moralmente, per altre cose, che è entrato per altre patologie, che guarda un po' viene trovato positivo con i tamponi, questi tamponi che non valgono nulla, verrà fuori prima o dopo, quando cadrà questa grande menzogna, anche la grande menzogna dei tamponi. E risulterà che anche lì c'è qualcuno che ci ha guadagnato in maniera oscena. Questi tamponi che il lunedì, dai quali risulta che lunedì tu sei positivo, il martedì sei negativo, il mercoledì sei di nuovo positivo, una pagliacciata, no? Però su questa pagliacciata si gioca la vita delle persone. Quanti anziani debilitati anche psicologicamente, moralmente, sono passati a miglior vita a causa di questo modo di procedere? Quindi noi siamo tutti prigionieri, è come se fossimo chiusi in un campo di concentramento. E ringraziamo il Signore finché abbiamo la salute e quindi i disagi si limitano, si sono limitati, scusate se poco, in questi ultimi 2 anni e mezzo, a perdere il posto di lavoro, non aver più riconosciuto il diritto di sciopero, essere presi a manganellate o a spruzzate d'acqua dagli idranti, no? Se si osa manifestare in maniera civile, pacifica, addirittura con il rosario in mano, nel non poter usufruire di servizi come quello della banca o della posta, no? Se tutto questo se non ci si sottomette a questa malvagia politica pseudosanitaria del governo. Ma se uno purtroppo, no, ha bisogno di andare in ospedale, per qualsiasi motivo ci vada, la prima cosa che gli fanno è il tampone, da quel momento la sua vita è appesa a un filo. Quindi, questo, come dire, per entrare nello specifico, ma abbiamo detto tante volte che questa situazione, no, di totalitarismo, di perdita della libertà, perdita del buon senso, della ragionevolezza, nonché dell'etica professionale da parte di tutte le categorie interessate, quella medica in primis, no?
curare il paziente secondo scienza e coscienza. Ma quando mai? Qua vengono applicati dei protocolli, per carità, senza malanimo, senza cattiveria, senza animosità. L'ho detto Maurizio Brunet, io non ho percepito nessuna ostilità personale nei miei confronti, no? Però il meccanismo è quello, ed è un meccanismo spietato, inumano, impersonale, che cala, no, dei protocolli che non sono certo fatti per il bene dei pazienti, in maniera del tutto asettica e indifferente a qualsiasi risvolto umano. Senza contare che, voglio dire, la pura e semplice osservazione, no, empirica di quello che accade, tanti pazienti che entrano in condizioni non particolarmente gravi e muoiono in pochi giorni, no, dopo essere entrati nel vortice infernale, no, dei trattamenti anti-Covid, qualche dubbio avrebbe dovuto farlo spuntare nel cranio di medici e infermieri, qualche dubbio. Mi riferisco a quelli sicuramente la maggioranza in buona fede. Ma come? Noi siamo qui per tutelare la salute della gente, ci arrivano in condizioni non disperate, no? E muoiono in pochi giorni. Guarda caso, dopo che noi abbiamo applicato certi protocolli, qualche dubbio gli verrà. Allora, stavo dicendo, più in generale, noi sappiamo che questa situazione si è creata perché da anni abbiamo abdicato alla nostra ragionevolezza e alla nostra libertà. Quindi noi siamo un po' nella condizione descritta da Boezio nel De Consolatio Philosophiae, e cioè siamo prigionieri, adesso non vorrei essere troppo tetro, no? Quasi nel braccio della morte. Lui era in attesa del carnefice, e infatti poi è arrivata, no, l'esecuzione della sentenza a cui era stato condannato, no, per volontà di Teodorico, re degli Ostrogoti. Allora, in queste condizioni, no, quando tutte le certezze vacillano o crollano, tutti i punti di riferimento vengono meno, tutte le persone nelle quali, le categorie, le istituzioni nelle quali riponevamo fiducia ci hanno voltato le spalle, ci hanno tradito, ci trattano come fossimo dei nemici o degli appestati, la filosofia più che mai, no, offre una boccata di ossigeno. Perché chi impara o reimpara a pensare riacquista anche la propria libertà morale. Se poi parliamo di una filosofia, no, che a braccetto con la teologia conduce verso il vero, e il vero è Dio, parliamo anche di una finestra che si spalanca sull'orizzonte del soprannaturale. E questo è ciò di cui abbiamo bisogno, far entrare l'aria pura della sana ragione naturale e l'aria purissima della grazia, purissima, salvifica della grazia, in questo nostro carcere terreno, che è comunque un carcere, perché comunque noi siamo prigionieri del nostro corpo, delle malattie, della vecchiaia, no? E di tutti gli infortuni, gli inconvenienti, di tutti i tipi, no, che ci possono capitare nel corso della vita. Anche la persona più morigerata, più attenta, più rispettosa, a tutti può capitare, no? Di subire grossi traumi, grosse delusioni, di essere lasciati dalla persona tanto amata, di essere denunciati e trascinati in tribunale, di dover passare un calvario giudiziario. Queste cose possono capitare, fanno parte, no, dei rischi dell'esistenza, sempre. Ce ne eravamo un po' dimenticati perché siamo stati sedotti dalle sirene, no, di un potere malvagio che da anni ci ripeteva: si tratta solo di mettere in sicurezza. Mettiamo in sicurezza le strade, mettiamo in sicurezza gli edifici. Mettiamo in sicurezza quasi quasi anche il clima, l'ambiente, e tutto andrà bene. Non che non andrà bene, siamo comunque creature mortali, siamo comunque esposti agli incerti della condizione mortale. A tutto questo si aggiunge, no, è come un concentrato, la particolare malvagità del momento, particolare perché ne abbiamo parlato altre volte, no? Noi non esitiamo a riconoscere il ghigno del grande avversario, dell'antico avversario, dietro tutte queste cose brutte che ci stanno capitando, brutte, illogiche, crudeli, inumane. Quindi, filosofia, filosofia, vera filosofia, vera, aria pura, non filosofie nichiliste, relativiste, filosofie da strapazzo, pensieri deboli, esistenzialismi, strutturalismi. E via con questi ismi, non sappiamo che farcene di questa roba qui. Abbiamo bisogno di una filosofia veritiera che ci ancori saldamente al reale, perché chi è ancorato al reale e quindi vede le cose per quelle che sono,
ha la possibilità di vivere nel modo giusto, di orientarsi verso il proprio fine naturale, che esiste, no? Tutte le cose hanno un fine naturale, figuriamoci se non ce l'ha l'uomo, che è la più perfetta delle creature, e quindi anche di orientare in quel senso la nostra volontà. Due sono i passaggi, no? Vedere le cose così come sono, adequatio rei et intellectus, e agire di conseguenza, no? Cioè volere quello che si è visto, volere il vero, volere il bene, volere il bello, e non il falso, il malvagio e il brutto, come oggi spessissimo succede. Allora, San Tommaso d'Aquino, da dove partire? Bella domanda, no? È una cattedrale così enorme, un po' intimidisce il pensiero, quelli che non, specialmente quelli che non hanno dimestichezza, né con la filosofia in generale né con il pensiero tomista in particolare. Quindi mi sono chiesto, e tornato a chiedere, quale fosse la strategia pedagogica migliore, no? Per avvicinare i non specialisti, perché ad essi ora noi ci rivolgiamo, non ci rivolgiamo a chi già conosce bene queste cose, per carità, se ci vuole seguire, anzi, potrà darci dei consigli, dei suggerimenti, sempre bene accetti quando sono costruttivi. Ma ci rivolgiamo essenzialmente, questo mi è sembrato anche di percepire, no? Da alcuni vostri, da parecchi vostri interventi, richieste, ci rivolgiamo a chi non è invece particolarmente esperto, no? Né di filosofia né in particolare del pensiero di San Tommaso d'Aquino. Mi sono chiesto da dove cominciare. Secondo logica bisognerebbe cominciare, e anche secondo cronologia, in quanto è la prima opera, col Deinte et Essentia, mi sembra di averlo già detto. Perché lì ci sono le basi sulle quali poi viene sviluppato, perché è molto metodico, è molto conseguenziale. Il pensiero di San Tommaso è uno, il suo percorso è molto coerente e unitario, il suo percorso intellettuale. Quindi, effettivamente, in questa prima opera giovanile c'è già tutto, cioè, nel senso che sono implicite le cose che poi vengono sviluppate, verranno sviluppate in tutte le sue altre opere, in particolare nei due capolavori, la Summa Teologica e la Summa Contra Gentiles, no? Poi però mi sono detto che per il suo carattere un po' tecnico, no? Un po' come dire, è un'opera di logica essenzialmente, il Deinte et Essentia. E quindi come primo impatto per il non specialista potrebbe essere un po' scoraggiante, e noi non vogliamo che voi vi scoraggiate, noi vogliamo che voi, anzi, siate spronati a perseverare, no? Nello studio, nella conoscenza, anche poi per conto vostro, ovviamente, dei testi, no? È una miniera inesauribile, pressoché inesauribile. Cioè, una vita intera non basterebbe. Pensate che per tradurre la Summa Teologica, il padre domenicano Tito Centi, no? Morto più che novantenne in anni abbastanza recenti, e della sulla sua tradizione che si basano le traduzioni oggi correnti, no? Della Summa Teologica. E lo studio domenicano è stato così gentile che per sua volontà ha messo online, adesso ve lo dico, voi andate, Documenta Cattolica Omnia, Documenta Cattolica, TH Omnia, e lì trovate la Summa Teologica, la trovate gratis. Tutta questo enorme lavoro che è costato 30 anni, stavo dicendo, 30 anni, 28 per l'esattezza, circa 30 anni della vita di padre Centi, no? Solo per tradurre la Summa Teologica. Se poi mettiamo anche tutte le altre opere, stavo dicendo, ci vorrebbe una vita intera per leggere, ovviamente per leggere bene, meditando tutta l'opera di San Tommaso, no? E quindi sono pochissime le persone che lo hanno fatto. A livello mondiale, credo si contino sulle dita delle mani, no? Quelli che hanno letto tutto Tommaso e lo hanno meditato adeguatamente. Allora, un punto di partenza, no, potrebbe essere quella sintesi che è stata fatta dal padre, Guido Mattiussi, con le 24 tesi sul tomismo. Chi era Guido Mattiussi? Allora, era un gesuita, un padre gesuita della vecchia scuola. Niente a che fare con questi qui di adesso, no? Della Civiltà Cattolica. Era un padre gesuita, tra l'altro una persona coltissima, no? Studioso di fisica, no? Aveva viaggiato, aveva insegnato in mezzo Europa, dall'Inghilterra alla Spagna,
dall'Austria-Ungheria, precisamente vicino a Fiume, siamo ai primi del Novecento, tra la fine dell'Ottocento, lui nasce nel 1852, friulano, Avernacco, frazione di Reano del Royale. Reano del Royale è un paese a pochi chilometri a nord di Udine. Muore nel 1925 a Gorizia. Stavo dicendo, ha viaggiato. Ha scritto moltissimo, ha insegnato in una quantità di facoltà teologiche. Lui era esperto sia in filosofia sia in fisica. Laureato, ha frequentato i corsi alla Sorbona, una mente poderosa. Voi direte, come mai non l'abbiamo mai sentito nominare prima? Un portento così, no? Come mai non l'hanno fatto cardinale? Come mai non gli hanno affidato la direzione delle massime università cattoliche? Guido Mattiussi, no? Forse molti di voi questo nome non l'avevano neanche mai sentito. Ve lo dico subito perché. Perché lui era appunto un sacerdote della vecchia scuola, un teologo della vecchia scuola. E siccome visse proprio in pieno l'ondata, no, del primo modernismo, quello di fine 800, primi del Novecento, quello poi solennemente condannato con la lamentabili e con la Pascendi di Pio X, 1907, si è fatto molti nemici, perfino tra le file del clero, perfino tra i suoi confratelli gesuiti. Ma insomma, è troppo rigido, troppo severo quest'uomo, no? Che, ripeto, si era distinto per meriti internazionali, era molto conosciuto anche all'estero. Il suo libro del 1907, Il veleno kantiano, sentite che bel titolo, Il veleno kantiano, perché lui giustamente identifica nel kantismo l'inizio di quell'avvelenamento delle menti, no, che ha portato poi alle condizioni che hanno visto la nascita del modernismo, in particolare per quello che riguarda la teologia cattolica, ma più in generale anche per l'insieme del pensiero europeo, no? Ebbene, si è fatto tanti nemici, in particolare l'arcivescovo di Milano, che poi è diventato cardinale, no? Il quale ha ottenuto a un certo punto il suo trasferimento. Gli hanno dato a titolo di Ferrari, Carlo Andrea Ferrari, gli hanno dato a titolo di ricompensa, di risarcimento, no? La direzione di un istituto superiore in Vaticano, però cioè, è stato perché lui era intransigente e vedeva il pericolo modernista, come lo vedeva San Pio X, che lo apprezzava molto, in tutta la sua evidenza. E non esitava anche quando si trattava di pezzi grossi, come nel caso dell'arcivescovo Ferrari. Non esitava anche a dire dove c'era, se non odore di modernismo, connivenza, no? Colpevole connivenza del modernismo. E allora Pio X, il quale come Leone XIII era convinto che il tomismo fosse la migliore, la vera, la più perfetta filosofia cattolica, gli aveva chiesto di scrivere un'opera in cui fosse sintetizzata, questo è il nostro problema, nel pensiero di San Tommaso, no? Fosse sintetizzato questa gigantesca cattedrale intellettuale, e lui l'ha fatto, e ha scritto le 24 tesi, no? Le ha scritte fra il 1914, intanto Pio X è morto, come sapete è morto nell'agosto, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, subito dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, forse di dolore, perché aveva capito che quello era il suicidio non solo dell'Europa, ma della cristianità, era l'inizio del suicidio. Tra il 1914 e il 1916, no? Pubblicata, diciamo, a puntate, poi in volume nel 1917, le 24 tesi sul tomismo di padre Guido Mattiussi. Allora vi dico subito che queste 24 tesi le possiamo suddividere in quattro gruppi: la metafisica tomista, la cosmologia tomista, la psicologia razionale tomista, oggi si direbbe antropologia, e infine la teologia naturale tomista, perché San Tommaso distingue una teologia naturale, che è quella che si serve della ragione, no? E procede come la filosofia dal particolare verso l'universale, dalle cose di qua giù verso le cose di lassù, e una teologia invece rivelata, no? Soprannaturale, che, come dire, lavora al contrario, perché parte dai dati della rivelazione e scende, no, calandoli
nella realtà concreta degli enti, no? Dell'esperienza della realtà quotidiana. In queste 24 tesi è un po' sintetizzato il pensiero di San Tommaso. Le vediamo molto velocemente, poi se abbiamo tempo cominciamo le letture ho pensato di cominciare direttamente dalla Summa Teologica, no? Perché è il suo capolavoro. Allora, la prima tesi sostiene che la prima tesi si occupa della potenza e dell'atto. Sapete che San Tommaso riprende, no, la filosofia di Aristotele, anche se questo concetto lo faremo, credo, nel corso dei prossimi appuntamenti, anche se questo concetto va chiarito un po' meglio, perché molti pensano, ah sì, San Tommaso è quello che ha preso Aristotele e lo ha cristianizzato. Non è proprio così. Come dire, la cristianizzazione, se vogliamo esprimerci in questi termini, un po' rozzi, di Aristotele, Tommaso lo fa attraverso la mediazione di Platone e di Sant'Agostino. Perché la ragione assoluta di Aristotele, in questo hanno ragione, avrebbero ragione, no? I suoi critici, e già allora ce ne furono non pochi. Pensate che appena 3 anni dopo la sua morte, il vescovo di Parigi, Tempier, Stefano Tempier, fece mettere all'indice una serie di proposizioni, no, del cosiddetto averroismo latino, anche alcune di San Tommaso d'Aquino. Quindi addirittura ci fu l'ombra della fu gettata, no? L'ombra, il sospetto dell'eresia sul pensiero di San Tommaso, proprio perché questa sua operazione, no, di valorizzare al massimo il pensiero di Aristotele, no? Visto come il modello più perfetto del pensiero pre-cristiano, per andare oltre, naturalmente, mentre allora andava per la maggiore invece Platone, no? Nell'ambito della cultura cristiana, specialmente tra i francescani, un po' rivali, diciamo la verità, no? Anche nella Divina Commedia questa rivalità viene fuori, no? Anche se appunto per ragioni di cortesia Dante fa fare l'elogio di San Francesco da un domenicano e di San Domenico da un francescano, però c'era questa rivalità. E mentre qualche anno dopo queste accuse, questi sospetti sono completamente caduti e si arriva fino nel corso del tempo, è stata una cosa graduale, Leone XIII che addirittura in un documento solenne magisteriale afferma che la filosofia di San Tommaso d'Aquino è la più perfetta espressione del pensiero cristiano e raccomanda che sia insegnata in tutte le facoltà teologiche. Ecco. Parentesi, proprio questo è uno dei punti, no, discriminanti, perché per esempio, no, i modernisti, no, Buonaiuti, Loisy, George Tyrrell, di cui ho scritto recentemente, anche recentissimamente qualcosa, su quali fondamenti, no, rifiutano la Pascendi, contestano la Pascendi. Per esempio Tyrrell dice, ma io sono cristiano, non sono mica tomista. Cioè rifiutano il ruolo che il tomismo, che il pensiero tomista, il ruolo di prestigio, il ruolo di assoluta eccellenza, no? E di preminenza che gli è stato riconosciuto dal magistero, no? Cioè quando il Papa in forma ufficiale dà un insegnamento che riguarda la dottrina, quello è, come dire, quello è magistero e quindi quella diventa parte della dottrina creduta dai fedeli. Fino a Leone XIII che appunto, come dire, intronizza il tomismo come massima espressione del pensiero cristiano e raccomanda che ai futuri sacerdoti sia insegnato scrupolosamente il tomismo. E poi questi modernisti, ah, ma questo non è cristianesimo, questo è tomismo, come se fossero due cose diverse, capite? Perché evidentemente loro avevano un'idea diversa del cristianesimo cattolico, no? Cioè un'idea modernizzante e semi-protestante. Comunque adesso non è il tempo, non è la sede, non abbiamo il tempo di andare avanti. Allora, il primo punto, no? La prima delle 24 tesi è potenza e atto, che sono categorie tipicamente aristoteliche. La seconda tesi dice che l'atto puro è unico e illimitato. La terza tesi, solo Dio è atto puro. La quarta tesi, l'analogia dell'ente, no? La conoscenza, no, delle cose invisibili avviene per analogia con quella delle cose visibili, no? Quindi degli enti materiali che noi cadono sotto i nostri sensi. La quinta tesi si occupa della composizione fra sostanza e accidenti, no? Del rapporto fra sostanza e accidente, tutte categorie aristoteliche.
La sesta tesi si occupa della relazione, no? Di quale relazione vi sia tra gli accidenti e gli altri accidenti, no? Per vedere se la loro causa sia nelle cose, no? E quindi se siano un'entità reale distinta dalla sostanza. Questa è la sesta tesi. La settima tesi, le creature, si occupa delle creature spirituali, creature spirituali, gli angeli. L'ottava tesi, la creatura corporea. La nona tesi, la materia e la forma non sono sostanze, no? Viene affermato che materia e forma non sono sostanze. Nella decima tesi, la quantità è il primo accidente della sostanza corporea, la quantità. Qui siamo già scivolati nella cosmologia atomista, no? A partire dalla ottava, la creatura corporea, qui si entra nel campo della cosmologia, no? Come sono fatti gli enti del mondo terreno, del mondo materiale. Materia e forma, nona tesi, quantità come primo accidente della sostanza corporea, la decima, l'undicesima, il principio di individuazione della sostanza corporea, che è appunto la materia. La materia è il principio di individuazione della sostanza corporea. La dodicesima tesi, si occupa della multilocazione, negandola, cioè affermando, dimostrando che un luogo, un corpo, una sostanza corporea non può occupare diversi luoghi simultaneamente. Con la tredicesima entriamo nella psicologia razionale cronista, no? La tredicesima si occupa dell'anima come principio della vita, come principio vitale. La quattordicesima si occupa dell'anima vegetativa, propria delle piante, e dell'anima sensitiva, propria degli animali. La quindicesima si concentra sulla spiritualità dell'anima umana, no? L'anima umana è spirituale, è razionale, ha qualcosa in più, qualcosa di diverso, no? Rispetto alla faccia dell'evoluzionismo che oggi va tanto di moda, secondo il quale l'unica differenza tra uomo e lo scimpanzé è una crescita del cervello, no? Quindi un numero maggiore, no? Di molecole di cellule cerebrali e quindi di neuroni. La sedicesima tesi si occupa della unione dell'anima e del corpo, no? In che termini l'anima e il corpo sono uniti a formare quella cosa che è l'essere umano. La diciassettesima tesi si occupa delle facoltà organiche e delle facoltà inorganiche. La diciottesima della conoscenza intellettiva, che è la conoscenza propria dell'essere umano in quanto creatura razionale, la diciannovesima dell'intelletto agente, no? Vedete ancora questa terminologia che è scolastica, ma è sostanzialmente di origine greca, in particolare aristotelica. Intelletto agente, l'intelletto che agisce, no? L'intelletto non passivo, ma l'intelletto che agisce sulla realtà. La ventesima si occupa, della conoscenza umana, delle modalità specifiche in cui l'essere umano conosce. La ventunesima del modo di agire della volontà umana, ecco ancora il binomio conoscenza e volontà, vedere le cose come sono e agire di conseguenza, saper agire, voler agire di conseguenza. E qui con la ventunesima abbiamo finito, no? Il gruppo, diciamo, delle tesi relative alla psicologia razionale tomista. Le ultime tre, 22, 23 e 24, rappresentano che poi sono interrotte, no? Perché la somma teologica è rimasta interrotta dalla morte prematura dell'autore. Si occupano più specificamente della teologia naturale, la 22esima con la dimostrazione dell'esistenza di Dio, le famose cinque vie. Attenzione, cinque vie, non cinque prove. Nel senso che erroneamente, no? Frettolosamente si dice le cinque prove dell'esistenza. È diverso perché San Tommaso, con le cinque vie, ci mostra più che altro il limite della ragione umana, dal quale, esempio, no? La catena delle cause rinvia alla necessità logica di una causa prima. Però, come dire, sono soprattutto argomentazioni di ordine logico, che non ci danno una conoscenza dell'essenza di Dio. Quindi andiamoci piano piano col dire che lui le ha concepite come prove per dimostrare l'esistenza di Dio,
Più esatto sarebbe dire che le ha concepite come necessità logiche del pensiero umano che, giunto al proprio limite, non può non formulare l'affermazione che Dio esiste ed è la spiegazione di ciò che la mente non arriva a comprendere pur essendo portata, no, di ragionamento in ragionamento, di conclusione logica in conclusione logica, a immaginare che questo principio deve esistere. Non può essere rimandato all'infinito. Per esempio, la catena delle cause non può essere infinita. Sarebbe semplicemente uno spostare il problema, ma la questione della causa prima rimane, no? Anche se tu mi mostri quella più, no, più remota, ma è sempre una causa seconda, se, come dire, è causata da qualcos'altro. La causa prima è la causa incausata. Quindi, ripeto, queste cinque vie più che altro ci mostrano il limite del pensiero, no? E la necessità di ammettere un qualcosa che completa il pensiero, che dà fondamento anche al pensiero razionale, no? E questo fondamento è Dio. I filosofi moderni, soprattutto i filosofi del Novecento, costruiscono sul nulla. Perché, come dire, non ponendosi più neppure il problema, no? Della causa incausata, dell'essere, della causa efficiente, dell'atto puro, chiamatelo come volete, no? I credenti lo chiamano Dio. Non ponendosi più neppure questo problema, tutto quello che dicono, tutti i loro bei castelli, no? Più o meno arzigogolati, sono come castelli di sabbia, stanno sopra, sono poggiati sul nulla, perché se non c'è un fondamento che dia origine alle cose, no? Se non ammettiamo non un essere per partecipazione derivato, ma un essere per essenza, cioè un qualcosa che è e non deve ad alcun'altra cosa il proprio essere e il proprio esistere, il nostro pensiero gira a vuoto, no? E si limita, come fa Kant, a enumerare le cose così come ci appaiono, senza dirci nulla delle cose come sono, no? Il noumeno, la cosa in sé. Allora, dicevamo le ultime tre, no? La 22, la dimostrazione dell'esistenza di Dio, senza dirci cosa Dio è. La 23, l'essenza divina, no? Sempre seguendo questa via, che è la via della ragione naturale, e che quindi, come dire, somiglia più a quella che poi è stata definita teologia negativa, no? Cioè, per esclusione, diciamo che Dio non è questa o quell'altra cosa, ma che cosa è in sostanza, no? E infine la differenza, nella 24, 24esima tesi, la differenza radicale tra Dio e le creature. Differenza radicale tra Dio e le creature. Questo è il vero nodo della questione, questo è il vero motivo per cui San Tommaso sta sullo stomaco, intanto a tutti i non cristiani, gli anticristiani, no? Tutti gli gnostici, tutti i panteisti, tutti gli idealisti, no? Tutti quelli che pongono un principio primo che non è chiaramente distinto dalle cause seconde e dagli enti che da esse derivano. Ma anche da quegli stessi cattolici, tra virgolette, ovviamente cattolici, i quali, come dire, scalpitano da almeno 100 anni, da Pascendi del 1907, quindi da più di 100 anni, scalpitano per gettare il tanto sospirato ponte, no? Col mondo moderno, con la cultura moderna, con l'evoluzionismo, con la psicanalisi freudiana, e più ne ha, più ne metta. E in tutto, quasi tutte queste correnti, queste scuole, queste espressioni del pensiero moderno, c'è questo sottinteso che non vi è, non bisogna immaginare una, non parliamo delle scuole di meditazione orientali, no? Tutte quelle filosofie che si richiamano allo yoga, al taoismo, al buddismo, c'è allo shintoismo l'idea sotto sotto che in fondo, in ultima analisi, non c'è una netta distinzione tra creatore e creature, tra Dio creatore e universo creato, perché in fondo noi siamo. E mettiamoci l'agnosi, mettiamoci gli eoni, no, del gnosticismo, mettiamoci la Kabbalah, le Sefirot della Kabbalah. In fondo, quanta influenza c'è nel corso dei secoli del pensiero gnostico e cabalistico, no, sulla filosofia europea, no? Anche dentro la Chiesa e soprattutto poi nella modernità, fuori della Chiesa, in alternativa ad essa. Quanta influenza c'è, non riconosciuta,
da questi bravi professori di filosofia che non ne fanno mai cenno, o perché non lo sanno, o perché non vogliono che si sappia. Il vero punto, no, discriminante è questo. Nel pensiero di San Tommaso d'Aquino, come è giusto che sia per qualunque pensiero cristiano, la differenza tra creatore e creature è una differenza radicale, una differenza ontologica. Dio ha creato il mondo, ma non l'ha fatto della sua stessa sostanza. Della sua stessa sostanza c'è il Figlio che è generato da lui, e lo Spirito Santo che procede, qui c'è un altro verbo, un altro termine, vocabolo, processione, no? Nella teologia cattolica la processione è il procedere da, no? Qualcosa di simile alla generazione, simile, perché nel caso del passaggio dal padre al figlio c'è una generazione, generato, non creato, della stessa sostanza del padre, no? Diciamo nel credo. Nel caso dello Spirito Santo, lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio, quindi non è stato generato, procede, processione. Allora, qui c'è una nettissima distinzione tra ciò che è Dio, no? Uno e trino, uno in tre persone, una sola natura in tre persone, è un mistero, e nessuno, come dire, San Tommaso per primo, no? Lo nega che sia un mistero per la ragione, un limite insuperabile, perché altri limiti abbiamo visto, no? La ragione li può superare, almeno parzialmente superare, con l'aiuto della grazia, ma in questo caso bisogna crederlo, crederlo. E le creature che non sono della sua stessa sostanza, se fossero della stessa sostanza, saremmo in presenza di un emanazionismo, di un panteismo, di un pensiero appunto gnostico-cabalistico. E ci sono molti, no? Modernisti, neomodernisti, criptomodernisti che sotto sotto hanno questo pensiero, no? Per cui tutte le altre cose che si fanno, l'esasperata ricerca del dialogo interreligioso, dell'ecumenismo, dell'inclusivismo e tutte queste belle fregnacce qui, perché sono fregnacce, servono a mascherare la cosa più profonda, no? Cioè che essi non credono che ci sia una distinzione, una differenza ontologica, una differenza radicale tra creatore e creature. Loro pensano che noi siamo già non solo in Dio, ma siamo già Dio. Non lo sappiamo, mano a mano che lo sapremo, prenderemo coscienza della nostra natura divina e quindi, come dire, capiremo che tutto è uno, nel senso che gli danno tante filosofie orientali, no? Dal Vedanta al buddismo, tutto è uno. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è tutto, ma Dio è il mondo, quindi anche noi siamo Dio, no? Perché noi siamo nel mondo, siamo parte del mondo, quindi siamo. E quindi Dio diviene, perché mano a mano che noi prendiamo coscienza della nostra creaturalità, scusate, al contrario, ho detto quello che io penso, mano a mano e si dicono che noi prendiamo coscienza della nostra divinità, del nostro essere divini, questo implica che anche Dio, che noi in definitiva siamo, prende coscienza della sua vera natura. Quindi è come un Dio addormentato che si risveglia, è un Dio che diviene, un Dio in divenire. Capite? Non ci siamo proprio. Dio, dice San Tommaso d'Aquino, è atto puro. Cosa vuol dire che è atto puro? Che in lui non c'è la più piccola traccia di potenza. Perché se ci fosse potenza ci sarebbe possibilità. Se ci fosse possibilità ci sarebbe qualche cosa che Dio ancora non è, che forse sarà. E questa è proprio l'idea degli gnostici e dei cabalisti. Invece no, Dio è perfettamente, ha creato il mondo liberamente, distribuisce la sua provvidenza liberamente, no? Mamma mia, che pazienza dover spiegare, rispiegare, no? C'è qualcuno che insiste, 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 che la salvezza, no? C'è una regola e c'è un'eccezione per ottenere la grazia, per ottenere la salvezza. Ho parlato del buon ladrone, posso parlare della conversione di San Paolo? Ma secondo voi San Paolo meritava la grazia? Era un persecutore dei cristiani, ne aveva fatte di tutti i colori contro di essi. E Gesù si rivolge direttamente a lui e ne fa il suo apostolo più potente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i nostri concetti di ciò che è regola, di ciò che è eccezione, vanno a farsi benedire davanti alla onniscienza e alla infinita provvidenza di Dio. Dio sceglie chi vuole, dà la grazia, nella misura che lui ritiene e quando e come. E noi non abbiamo nessun diritto di dire a Dio
cosa deve fare per offrire o non offrire la grazia e la salvezza. Lo spirito soffia dove vuole, mettiamocelo in testa. Allora, vi ho esposto le 24 tesi di padre Guido Mattiussi, no? Vi consiglio anche di andare a leggere, c'è un testo latino, traduzione e un breve commento, sono 24 capitoli brevi, no? Qui trovate un concentrato del tomismo, no? Della filosofia tomista. Noi però vogliamo fare una cosa più ambiziosa, vogliamo cimentarci direttamente e vediamo quanti minuti ci restano. Sì, dai, un quarto d'ora forse possiamo incominciare, poi vediamo i prossimi appuntamenti, come andrà. Allora, vi stavo dicendo che la Summa Teologica, no, che San Tommaso, a cui San Tommaso ha lavorato per tanti anni fra Roma, Parigi, Napoli, ancora Parigi, no, dove si era recato, richiamato due volte a insegnare contro le abitudini del tempo, no, che volevano un solo ciclo di lezione dello stesso professore, due volte. La Summa Teologica che è divisa, come sapete, in tre parti. In realtà in quattro, perché la seconda parte è divisa in due sottoparti. E precisamente la prima parte, allora diciamo che la Summa Teologica si articola in parti, tre, in questiones, no? Cioè gli argomenti che vengono trattati, e a loro volta le questiones vengono trattate e disputate secondo la caratteristica metodologia scolastica, no? Cioè si prende un testo, in genere delle Sacre Scritture o dei Padri della Chiesa, o anche più di un testo, per porre una questione, in genere sotto forma di dubbio, no? E quindi si dice che nel testo tale, no, c'è scritto un qualche cosa che sembra in contrasto con ciò che noi crediamo di sapere a proposito della verità rivelata. E poi c'è la risposta, no? Sed contra, in contrario, 1, 2, 3, 4, con un rigore, con una logica quasi matematica, direi matematica, si risponde, no? Il maestro risponde a ciascuna di queste obiezioni e infine formula la tesi corretta. Quindi si arriva, no? All'affermazione di una certa tesi dopo aver vagliato i pro e i contro. È un procedimento meraviglioso. I moderni non si prendono più la briga, no? Di fare, perché lo sanno tutto loro, non c'è contraddittorio. Quando Kant o Hegel montano in cattedra, no? Questi personaggi qui, non si fanno, come dire, l'autocritica, perché loro sono convinti di avere la verità. Invece in San Tommaso si procede sempre così, non c'è mai un'affermazione che non sia stata vagliata e non sia stata sottoposta al fuoco di fila di tutte le possibili obiezioni. Questo è un modo di procedere serio. Allora, stavo dicendo, nella prima parte ci sono 119 questiones e si occupa essenzialmente di Dio, dell'essenza di Dio e della relazione delle creature che vengono da Dio, no? Quindi il moto è da Dio alle creature, no? La creazione. Nella seconda parte, che come vi dicevo è divisa in due sezioni, allora la prima sezione, no? Prima, seconda, i tomisti usano questo linguaggio, prima, seconda e seconda, seconda. Nella prima le questioni sono 114, nella seconda sono 189. Di che cosa si parla in questa seconda sezione? Si parla del ritorno a Dio, il ritorno a Dio, come gli enti tornano a Dio. Gli enti sono creati per un fine, questo fine in ultima analisi è Dio, e quindi con meravigliosa acribia, no? Quasi con pignoleria, San Tommaso, uno per uno, no? Va a vedere in tutti gli enti come si organizza, come si manifesta questo ritorno a Dio. Pensate com'è consolante questo pensiero, com'è bello. Cioè le cose non esistono a caso. Non vanno verso il nulla, come vorrebbero i nichilisti. Le cose vengono da Dio e a Dio ritornano, sono chiamate a tornare a Dio. Quindi il rifiuto di Dio, no? L'ateismo militante, è oltretutto qualcosa di innaturale e anche di antiumano, perché è come un voler dire no al proprio fine naturale, in particolare per l'uomo, che ha ricevuto la ragione proprio per identificare con chiarezza, privilegio a lui solo riservato e non alle altre creature, di vedere con chiarezza qual è questo fine per cui gli altri enti tendono istintivamente, no?
mentre l'uomo tende consapevolmente al fine che è Dio, al fine ultimo che è Dio, che è la verità e quindi Dio. Nella terza parte, come vi dicevo, rimasta interrotta per la morte di San Tommaso, ci sono 90 questioni. Poi sono stati pubblicati i supplementa, no? Altre 99 questioni, nel senso che lui aveva già impostato il lavoro e quindi i suoi studenti, i suoi discepoli, non hanno avuto troppa difficoltà a ricostruire, no? A grandi linee per dare l'ultima mano, insomma, a questa opera, no? Che sarebbe stato veramente un peccato lasciare incompleta, no? Questa gigantesca cattedrale. In questa terza sezione, San Tommaso si occupa di Gesù Cristo, del Verbo incarnato, della grazia e dei sacramenti. Quindi si entra nel modo, come dire, specifico con cui quella creatura razionale che è l'uomo torna a Dio, no? Quindi la grazia, i sacramenti, prima ancora l'incarnazione del Verbo, quindi l'esempio, il modello e le opere della vita di Gesù Cristo, compresa la passione, morte e risurrezione. Quindi nella terza parte il cerchio si chiude, no? Tutto parte da Dio, Dio è atto puro e tutto torna a Dio. Ora che vi ho, non so, forse stimolato, forse invogliato, insomma, no? A misurarvi con la Summa Teologica, prendiamo il toro per le corna, proviamo a leggerla insieme, no? Allora, come vi dicevo, voi andate su questo bel sito, Documenta Cattolica Omnia, e trovate la traduzione integrale con un bell'indice, no? Basta cliccare sui vari link di queste tre sezioni, no? Divise, ciascuna di esse, nei suoi articoli, no? Negli articoli attraverso i quali si snoda. Saltiamo il prologo, ciascuna delle tre sezioni è un prologo, e partiamo quindi dalla prima questione della prima sezione della Summa Teologia. Di cosa si occupa? Della dottrina sacra, cioè definisce l'oggetto, la materia, no? La dottrina sacra, che è la teologia, teologia rivelata in particolare, no? Ripeto, lui distingue tra la teologia naturale e la teologia soprannaturale, che è quella che parte dai dati della rivelazione. Quale essa sia e a quali cose si estenda. Necessarium est, primo, investigare de ipsa sacra doctrina, qualis sit, et ad que se extendat, a quali cose si estenda. E questo primo argomento, no, questa prima questione, è suddivisa in 10 articoli, no? A proposito, quesiti, come li vogliamo chiamare, quesiti, no? Il primo, se questa dottrina sia necessaria, se è necessaria, la teologia. Se sia una scienza, secondo. Se sia una scienza unica o molteplice, terzo punto, terzo quesito. Se sia speculativa o pratica, no? La teologia, quarto punto. Quinto punto, in che rapporti stia con le altre scienze. Sesto punto, se sia sapienza, se la scienza sacra sia sapienza. Settimo punto, quale sia il suo soggetto. Ottavo punto, se sia argomentativa, cioè se proceda per via razionale oppure no, soltanto per via di rivelazione, quindi di fede. Nono punto, se debba fare uso di locuzioni metaforico-simboliche, no? Cioè, se usi abitualmente il linguaggio della metafora. Decimo quesito, se la scrittura sacra su cui poggia questa dottrina sacra, la teologia, debba essere esposta secondo una pluralità di sensi, no? Sapete che nel Medioevo, esempio la Divina Commedia, erano almeno quattro i sensi, no? Da quello letterale a quello anagogico. E quindi lui si pone questa interrogativo. Se la scrittura sacra, no? Debba, cioè la Bibbia, debba essere esposta secondo questa pluralità di sensi, da quello letterale a quello analogico. Allora, facciamo un esempio di lettura, no? È soltanto un modo di rompere il ghiaccio, no? Poi ci provate da soli, non spendete nulla perché, se volete comprarvela, ne ho parlato l'altra volta, no? L'opera completa in parecchi volumi, ma se no la trovate gratuitamente perché nella loro bontà i domenicani l'hanno messa in linea, in rete, gratuitamente. Non occorre neanche iscriversi, no? Si accede direttamente. Allora, articolo primo, no? Della sezione prima.
Se, oltre, adesso lasciamo stare il testo latino, passiamo direttamente alla traduzione di Padre Centi. Se oltre alle discipline filosofiche sia necessario ammettere un'altra scienza. Pare che, no, cominciano sempre così questi articoli, pare che oltre alle discipline filosofiche, no, quindi questa è, diciamo, l'obiezione, un po' la parte del diavolo, non sia necessario ammettere un'altra scienza. Quindi, attenzione, per discipline filosofiche nel Medioevo si intende praticamente tutto il sapere razionale. Per esempio, la filosofia naturale era quella che oggi chiamiamo scienze naturali, no? Quindi la domanda è questa: se esiste già un insieme di discipline razionali per conoscere il reale, è necessario ammettere un'altra scienza, una scienza sacra, no? Per avere contezza del reale, non è una questione da poco. Infatti, dice sempre Tommaso, primo, l'uomo, ci avverte la scrittura, libro del Siracide 3:21, non si deve spingere verso ciò che supera la sua ragione. Dice, non cercare le cose troppo difficili per te. Ora, ciò che è, fine della citazione. Ora, ciò che è di ordine razionale, dice Tommaso, ci è dato sufficientemente dalle discipline filosofiche. Conseguentemente, non vi è posto per un'altra scienza. Guardate che qui è la questione, una delle questioni centrali, no? Il rapporto tra ragione e fede. Lui dice, alcuni affermano che per conoscere la realtà basta la ragione naturale. Per il resto non c'è bisogno di una scienza, basta la fede intesa come accettazione pura e semplice, no? di un dato soprannaturale. Invece quello che vuol fare Tommaso è costruire la scienza della teologia, capite? Cioè una teologia che razionalmente integri, completi, arricchisca la rivelazione, quindi la teologia soprannaturale, la teologia rivelata. Secondo, non vi è scienza, dice Tommaso, che non tratti dell'ente. Infatti, non si conosce altro che il vero, il quale coincide con l'ente. Ora, la filosofia tratta di ogni ente e anche di Dio, tanto che una parte della filosofia viene denominata teologia, quella che lui chiama teologia naturale, ossia scienza divina, come dice Aristotele nella Metafisica 6:1. Quindi, non è necessario ammettere un'altra scienza all'infuori delle discipline filosofiche. Come dire, c'è già tutto, no? Nella filosofia c'è già tutto, non c'è bisogno di una scienza teologica. In contrario, sed contra, no? Ecco il procedere, no? Di affermazioni e di confutazioni. In contrario, no? Si fa lui stesso le obiezioni. Nell'Epistola a Timoteo, leggiamo, tutta la scrittura è ispirata da Dio, è utile per insegnare, convincere, correggere, formare alla giustizia. Ora, la scrittura divinamente ispirata non rientra nelle discipline filosofiche, che sono un ritrovato della ragione umana. Di qui l'utilità di un'altra dottrina di ispirazione divina, oltre alle discipline filosofiche. Quindi filosofia sì, ma oltre alla filosofia anche una scienza direttamente ispirata da Dio. Dimostrazione, sempre Tommaso. Era necessario per la salvezza dell'uomo che, oltre alle discipline filosofiche oggetto di indagine razionale, ci fosse un'altra dottrina procedente dalla divina rivelazione. Le scienze razionali procedono dagli enti, no? Verso ciò che è necessario e universale. Invece, la rivelazione parte, no? da ciò che Dio ha rivelato agli uomini e scende verso le creature, verso gli enti. Prima di tutto, continua Tommaso, perché l'uomo è ordinato a Dio come a un fine che supera la capacità della ragione. L'uomo è ordinato a un fine, questo fine è Dio, ma Dio di per sé supera le capacità della ragione. Quindi, no? Continua Tommaso. L'uomo è ordinato a Dio come a un fine che supera la capacità della ragione, secondo il detto di Isaia: occhio non vide, eccetto te, o Dio, che cosa hai preparato per coloro che ti amano. Dio solo sa, no? Noi quello che sappiamo lo sappiamo da Lui. Ora, fine della citazione di Isaia, ora, continua Tommaso,
è necessario che gli uomini conoscano in precedenza questo loro fine, perché vi indirizzino le loro intenzioni e le loro azioni. Non fa una piega, vedete com'è bella questa logica, no? L'uomo ha ordinato un fine, questo fine è Dio, ma l'uomo per seguire razionalmente e volontariamente questo fine deve conoscere qualcosa di questo fine, cioè di Dio. E così, per la salvezza dell'uomo, dice Tommaso, fu necessario che mediante la divina rivelazione gli fossero fatte conoscere cose superiori alla ragione umana, cose superiori alla ragione umana. E qui non ci siamo proprio con la filosofia moderna, ma l'ultimo, il più scalcinato filosofetto moderno non potrebbe mai sottoscrivere questa affermazione, no? E cioè che vi sono delle cose superiori alla ragione umana che l'uomo può conoscere con l'aiuto di Dio, no? O delle quali può avere una qualche idea grazie alla grazia divina. Anzi, dice Tommaso, anche su ciò che intorno a Dio l'uomo può indagare con la ragione, fu necessario che gli fosse ammaestrato dalla rivelazione divina, poiché una conoscenza razionale di Dio non sarebbe stata accessibile se non a pochi, dopo lungo tempo e non senza errori. Eppure, dalla conoscenza di tali verità dipende tutta la salvezza dell'uomo, che è riposta in Dio. Vedete ancora una volta che logica impeccabile, no? Siamo chiamati alla salvezza, Dio ci chiama alla salvezza, tutti, teoricamente. Tutti siamo chiamati, poi ci siano quelli che non vogliono essere salvati, questo rientra nella libertà dell'uomo, non abbiamo già parlato. Noi possiamo accettare o rifiutare, no? Il dono della grazia e il dono quindi anche della salvezza. Allora, se questa salvezza, no, è per l'uomo in quanto tale, bisogna che l'uomo possa conoscere il fine al quale è diretto. Questo fine è superiore alla ragione umana, quindi Dio lo aiuta sia direttamente con la rivelazione, facendogli conoscere cose superiori alla sua ragione che da solo non potrebbe conoscere, alle quali non potrebbe arrivare, sia indirettamente illuminando la sua ragione naturale e aiutandola a fare un tratto di strada, o meglio, a vedere meglio quello che da sé sola, ragione naturale, vedrebbe in maniera troppo confusa e imperfetta. E solo pochi lo vedrebbero. Invece la salvezza è, ripeto, teoricamente aperta a tutti, no? Quindi è evidente che, ecco, continuo, riprendo la lettura di Tommaso. Quindi, per provvedere alla salvezza degli uomini in modo più conveniente e più certo, fu necessario che sulle realtà divine essi fossero istruiti per divina rivelazione. Di qui la necessità, oltre alle discipline filosofiche, oggetto dell'indagine razionale, di una dottrina avuta per divina rivelazione. Non basta, no? La scrupolosità metodologica di Tommaso non è ancora del tutto soddisfatta. Analisi dei dubbi. Due punti. Uno, è vero che l'uomo non deve scrutare col semplice lume della ragione cose superiori alla sua intelligenza, no? Era partito da qui, da quel passo del Siracide che diceva l'uomo non deve voler sapere quello che non può sapere. È vero questo, no? Col semplice lume della ragione. Ma, dice Tommaso, se Dio gliele rivela, deve accoglierle con fede. Infatti, nel medesimo punto della scrittura si aggiunge: ti è stato mostrato più di quanto comprenda un'intelligenza umana. E precisamente in ciò consiste la dottrina sacra. Rivelare all'uomo ciò che con la sola ragione naturale non può comprendere o non può vedere in tutta la sua verità. 2. La diversità, Tommaso. La diversità di principi o di punti di vista causa la diversità delle scienze. Una stessa conclusione scientifica può dimostrarla, infatti, sia un astronomo che un fisico. Per esempio, la rotondità della Terra, no? Ma l'astronomo parte da criteri matematici, cioè fa astrazione dalle qualità della materia, mentre il fisico la dimostra tenendo conto della concretezza della materia. Quindi, dice Tommaso, nulla impedisce che degli oggetti di cui tratta la filosofia con la luce della ragione naturale tratti anche un'altra scienza, come l'astronomia e la fisica, che entrambe possono trattare lo stesso oggetto, cioè la sfericità della Terra, partendo da premesse da punti di vista differenti e arrivando alle stesse conclusioni. Nulla impedisce che anche la filosofia, no? La ragione naturale, la filosofia, lo ripetiamo, no? Che al tempo di San Tommaso comprende praticamente tutte le forme del sapere razionale,
comprese quelle che oggi chiamiamo le scienze fisiche e naturalmente la metafisica. Di ciò tratti anche un'altra scienza che procede dalla luce della rivelazione. E così, conclude Tommaso, la teologia che fa parte della dottrina sacra, che fa parte della dottrina sacra, non è tutta la dottrina sacra, differisce secondo il genere dalla teologia che rientra nelle discipline filosofiche. Quindi c'è una parte di teologia che rientra nelle discipline filosofiche e della teologia naturale. Esempio, le cinque vie, no? Ripeto, non le cinque prove, le cinque vie, no? Di cui diremo la prossima volta, se volete anche adesso, se abbiamo ancora qualche minuto, se non la prossima volta, ma comunque tutte sono famosissime, tutti le conoscono. Quella è teologia naturale e, come dire, procede, sia pure da un punto di vista diverso, con un metodo simile a quello della filosofia e giunge alla stessa conclusione, cioè a ammettere in via di principio l'esistenza di Dio, la necessità dell'esistenza di Dio. E poi c'è una teologia soprannaturale che viene direttamente dalla rivelazione, che invece, come dire, è un'altra scienza. Era questa la questione di cui Tommaso ha discusso, no? Se la dottrina sacra, cosa è questa dottrina sacra e a quali cose si estende, no? Quindi, se c'è bisogno di questa nuova scienza, chiamiamola, lui la chiama così, questa scienza sacra, no? Che si affianca alle scienze, chiamiamole profane, no? Quelle che si basano sulla sola ragione naturale. Vedete con quanta equanimità, no? Tommaso, non che negare, no? O sminuire o minimamente svalutare la ragione naturale, le dà un posto eminente nel suo universo concettuale, eminentissimo, ma ammette che accanto ad essa è necessaria un'altra scienza, quindi un'altra forma di conoscenza, che viene da Dio. E che non nega la prima, cioè la filosofia, la completa, la perfeziona, no? La grazia perfeziona la natura, non l'abolisce, no? C'è questo assioma fondamentale, no? In particolare del tomismo, e così è la teologia sacra nei confronti della filosofia. Quindi sono due strade autonome, ma che non sono affatto in conflitto. Quindi tutti questi signori, no, di oggi, questi Odifreddi, tutti questi personaggi che ci dicono o hai la fede o hai la scienza, o hai la ragione o hai la fede, o credi a quello che dice la Bibbia o credi a quello che dice la scienza, è un mare di balle, sono un mare di balle, perché non c'è una contrapposizione, non può esserci, perché vengono entrambe da Dio. La rivelazione viene direttamente da Dio, la ragione naturale ci è data da Dio, no? E quindi noi se la usiamo bene, attenzione, se la usiamo bene, possiamo conoscere le cose secondo verità. Guardate com'è consolante questo pensiero, noi possiamo conoscere le cose secondo verità, cioè non dobbiamo rassegnarci a vivere in un mondo incomprensibile, in un universo di cui ci sfugge completamente il significato. Se così fosse saremmo degli stranieri in casa nostra, stranieri disperati. No? Come lo straniero di Camus, d'Albert Camus, stranieri a noi stessi, perché provate a immaginare vivere in un mondo di cui non capiamo il senso, in mezzo a enti che non sappiamo cosa sono, no? Sono maschere, sono involucri, sono apparenze, sono illusioni, comunque sia, sono qualcosa che non sappiamo cos'è, neppure le cose più care, neppure le persone più care, no? A noi più vicine. Questa è la filosofia oggi dominante. Come dire, esito molto a chiamarla filosofia, ci metto non due, quattro virgolette, perché voi capite che questa non è vera filosofia. La filosofia non può essere una cosa che ci dice noi non possiamo sapere nulla. No, allora dedichiamoci a qualcos'altro. Andiamo a fare sport, andiamo a pesca, facciamoci una bella partita a carte. Ma se facciamo filosofia, vuol dire che noi abbiamo fiducia nel vero. Nel fatto che noi possiamo conoscere le cose secondo verità e quindi possiamo trovare il nostro posto armonioso nel mondo su una base di logica e di razionalità, oltre che di fede, no? Diciamo che con la fede, con la luce della fede, molte cose che la ragione ci mostra appaiono più chiare.
più conseguenti, più logiche, no? Più naturali, perché la luce della grazia ci dà qualcosa in più, non qualcosa in meno. E così lui concepisce questa scienza sacra che è la teologia, e cioè uno strumento in più che viene dato alla ragione, no? Accanto alla ragione naturale c'è questa ragione che è la ragione illuminata dalla grazia e che si chiama teologia soprannaturale. È meraviglioso, no? Pensare che nella visione di Tommaso le due cose, ragione naturale e ragione illuminata dalla grazia, quindi capace di andare oltre la natura, di vedere delle cose che da sé sola, con le sue sole forze, non potrebbe vedere, tantomeno capire, queste due cose procedono parallelamente. E quindi è come se noi avessimo due strumenti con i quali affrontare la vita e il fatto della conoscenza, che si completano e si arricchiscono, non si smentiscono per nulla, non si contraddicono per nulla. Quelli che dicono questo lo fanno in malafede in genere, perché vorrebbero escludere la prospettiva soprannaturale a vantaggio di una prospettiva puramente immanentistica. E attenzione che anche lo gnosticismo di cui parlavo prima, cioè questa idea sotterranea, non sempre del tutto dichiarata, no? Però sottostante, no? Effettivamente sottostante, che noi siamo già Dio, che noi siamo scintille, emanazioni, no? Del divino, come nel caso dell'agnosi, siamo siamo appunto delle emanazioni, siamo degli eoni, no? È una forma di immanentismo, è una forma di immanentismo, perché dire che Dio è dentro di noi, dire che Dio siamo noi, significa tirar giù, no? Dalla sua condizione di atto puro alla condizione di potenza pura. Ma ciò che è potenza è imperfetto, perché può essere o può non essere, può essere in un modo o può essere in un altro modo. Invece l'atto è più perfetto, anche questa è la lezione di San Tommaso, l'atto è più perfetto della potenza. Perché provate a pensare alla differenza, no? Tra un'opera d'arte in potenza e un'opera, per esempio, nel legno o nel marmo, no? Di una scultura, però ancora allo stato di materia grezza, no? E quando invece è passata all'atto, no? Ha ricevuto una forma, cioè l'idea dell'artista che gli ha dato una forma, no? È diventata una scultura più o meno bella. E così l'atto è più perfetto della potenza. L'atto puro, cioè l'atto che è inattuato, cioè non riceve nulla da altro da sé, e non ha in sé nessun residuo di potenza, quello è più perfetto di tutti, e quello è Dio. Perché è chiaro che dove c'è potenza c'è un limite, no? All'atto. Cioè, un atto nel quale c'è ancora un po' di potenza è un atto che non si è pienamente dispiegato, che non ha realizzato tutte le sue possibilità, no? E quindi è imperfetto. E quindi è imperfetto. Come è imperfetto l'uomo finché non trova il suo completamento in Dio. In quietum est cor nostrum, dice Sant'Agostino, Domec requiescat in te, Domine. Il nostro cuore è inquieto finché non trova pace e riposo in te, Signore. Quindi anche noi siamo imperfetti finché non. La nostra ragione, e questo è il dramma della filosofia moderna, concludo perché sto guardando affannosamente l'orologio e vedo che il tempo corre. Il dramma della cosiddetta filosofia moderna è questa. È questo, che riconosce che nell'uomo c'è un infinito bisogno di sapere e di conoscere, no? E quindi implicitamente riconosce che la ragione a questo è ordinata, no? A farsi domande, a cercare di sapere, a cercare di rispondere, ma le proibisce di cercare là dove troverebbe le risposte. Dice: no, quello no, quella no, quella è una strada sbagliata, inutile, no? Ha messo un bel cartello, no? Vietato l'accesso. Cioè non vuole che noi ci rivolgiamo verso Dio, verso il soprannaturale, ma lì l'uomo trova il suo completamento. L'uomo è infelice perché è imperfetto quando si limita a essere creatura autosussistente. Perché l'abbiamo detto prima, cosa volete che sia l'uomo in se stesso? No? È un aggregato di atomi, di molecole, un parassita biologico, dice un noto ministro. Quindi a un certo punto invecchia, no? Gradualmente, anzi, invecchia, si ammala, muore, viene sepolto e fine. In se stesso. Se invece l'uomo guarda fin dall'inizio, come giusto, al proprio fine naturale, che non è se stesso, non può essere se stesso, perché l'uomo ha ricevuto l'essere, no, non se l'è dato da solo, no? Non è l'essere, ha ricevuto l'essere, e quindi
viene dall'essere e va all'essere, torna all'essere, l'essere con la E maiuscola, Dio. Allora si completa, allora la sua vita ha un senso, allora può dire di aver vissuto bene, no? Quando ha diretto tutti i suoi pensieri, tutti i suoi desideri, tutte le sue azioni verso quel fine lì e ha vissuto come Dio vuole che egli viva. Mi fermo perché credo che il tempo sia scaduto. Questo è stato un esperimento. La prossima volta mi direte se dobbiamo continuare con qualche lettura di San Tommaso. Il mio più che altro vuole essere un invito, no? Un incoraggiamento. Volevo dire, non scoraggiatevi. Sì, non è facilissimo leggere San Tommaso, ma è meno difficile di quello che potete immaginare. Non è un'impresa disperata. Una volta che avete capito 3-4 cose, no? Come uno che si deve orientare in un paesaggio nuovo, in una città nuova, una volta che avete imparato 3-4 punti di riferimento, potete farcela, potete leggerlo anche da soli. Francesco, io credo che sia un esperimento assolutamente riuscito anche dai commenti e quindi anzi direi che è solo l'inizio di un cammino che porterà sicuramente risultati molto molto positivi. Io ho messo anche il link per individuare questo PDF di cui tu parlavi, che è gratuito, e quindi, e soprattutto, ripeto, avere la possibilità di poter rivedere e riascoltare le parole che tu hai detto oggi, perché sei riuscito in poco tempo a concentrare tanti concetti importanti che poi verranno ripresi. Quindi io sono molto contento, ti ringrazio perché oggi è stata veramente una puntata, direi, di svolta ed epocale, perché abbiamo aperto, secondo me, un cammino e, come tu ben sai, erano tante settimane, se non mesi, che ci chiedevano molti amici di farlo. Quindi grazie, grazie ancora a tutti e ci vediamo per il prossimo appuntamento, sempre prossimo mercoledì. Grazie Francesco. Sì, io l'avevo già cominciato questo cammino, ma quel video era andato perso, no? Misteriosamente. Quindi vedete, cari amici, il diavolo ci mette sempre lo zampino, no? Quando facciamo qualche cosa di buono, ma non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo insistere. Al secondo, al terzo, al quarto tentativo, sicuramente il buon Dio ci aiuta. E Arrivederci. beh, con la tenacia che è tipica di un italiano di origini friulane. Grazie Francesco, un abbraccio carissimo, un saluto a tutti, buona giornata. Anche a voi. Statemi bene.